Il film più stupido che abbiate mai sentito. Qual è il film più stupido che abbiate mai sentito? Pensateci un attimo, poi vi faccio sentire il mio, o almeno quello che penso sia il più stupido per me. E questo video non voglio farlo solo per farvi sentire i film stupidi, scontati, eccetera, 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 ma voglio farvi capire come tante volte da un film che può fare anche il mio gatto, possiamo riuscire a tirare fuori qualcosa di veramente, veramente molto figo e per niente scontato. Oltre questo, non è per niente scontato ed è molto figo se vi iscriveste al canale. Vi invito quindi, se vi va, qui sotto a cliccare sul pulsante iscriviti, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, così almeno non dovete sbattervi andare sul mio canale per vedere se è uscito qualcosa di nuovo, ma YouTube vi dice direttamente tutto. Ovviamente lasciate anche un mi piace se vi va e andate a fare un giro sui miei social, Instagram e Facebook, trovate sempre tutto qui sotto in descrizione. Non vi ruberò tanto tempo in realtà oggi, voglio solo dirvi questa cosa che mi è venuta in mente l'altro giorno mentre ho sentito fare un film che non riesco più tanto a sentire, che è questo qua. Il film in realtà non era proprio così come ve l'ho suonato adesso, perché io ho un tom e due timpani, quindi ho dovuto fare rullante, tom, timpano, timpano. Quello che ho sentito, che secondo me è ancora peggio, è rullante, tom 1, tom 2, timpano, quello che io chiamo giro della batteria. Ma non è che sia brutto questo film, però solitamente è fatto giustamente da batteristi che suonano la batteria magari da un mese, da due mesi, da tre mesi al massimo. Poi si incominciano a fare film un po' diversi. E soprattutto con questo non voglio dire che quando facciamo un passaggio dobbiamo per forza fare un passaggio super complicato in modo tale da non far capire dove siamo sul tempo, che ne so, no. I passaggi semplici tante volte sono più musicali e più efficaci. Solo che questo passaggio qua che vi ho appena fatto sentire l'ho sentito talmente tante volte che adesso... Praticamente se noi andiamo a suonare perfettamente quello che abbiamo fatto prima, uguale identico, ma lo spostiamo di un sedicesimo avanti, quindi lo trasliamo semplicemente tutto, cioè semplicemente più o meno, però tutto avanti di un sedicesimo. Avanti intendo che lo dovremo suonare un sedicesimo dopo. Verrà tutta un'altra cosa, ovviamente anche la difficoltà sarà completamente diversa, il mio gatto non riuscirà più a fare questa cosa. Perché se prima suonavamo tutti ottavi normalissimi, in battere tutti perfetti, adesso andremo a suonare tutti i levare di sedicesimo, quindi tutti i secondi e i quarti sedicesimi, diciamo, di ogni gruppo di note. Sarà più difficile, però la resa è completamente un'altra e adesso lo sentirete, può sembrare un passaggio non utilizzabile, ma in realtà è utilizzabilissimo in tantissimi generi. Ve lo faccio sentire su metronomo, ovviamente per contestualizzare i fill vi faccio anche qualche ritmo prima. Questo per dire che un passaggio non è sempre solo bello o brutto a prescindere. Quando c'è qualcosa che non ci piace, proviamo a vederlo da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, per capire se c'è la possibilità di renderlo interessante. Poi magari capiamo che fa schifo e lasciamo perdere, questa è un'altra cosa. Però magari invece, come in questo caso, possiamo invece scoprire che da un passaggio stupido come quello iniziale possiamo tirarci fuori qualcosa di veramente figo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non aver deluso le vostre aspettative di quando avete letto il titolo.
Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se pensavate qualcosa di diverso, se voi avete un filo, un groove stupido che non riuscite a sentire, se voi avete una canzone che ormai avete ascoltato così tante volte che non riuscite più ad ascoltare, fatemi sapere cose qui sotto. E vi lascio anche il PDF in realtà, perché comunque, ok, il primo fill è semplice, ma il secondo è un pochettino più complicato, quindi andate a scaricare, mi raccomando, qui sotto il PDF. Io come sempre ancora vi invito a iscrivervi al canale, vi ringrazio per aver visto questo video fino in fondo, con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao! We'll be right back.